È stato inaugurato oggi il restauro iniziato nell'aprile 2015 del monumento ai caduti del mare conosciuto dai napoletani come Colonna Spezzata. I lavori dell'opera, situata in via Caracciolo, sono stati realizzati grazie al programma Monumentando, promosso dall'amministrazione comunale e attuato dalla società Uno Outdoor SRL. Ma i cittadini hanno notato la rimozione dei graffiti e dei materiali incoerenti? Sì. Speriamo che la fanno durare, no? Cominciano a scriverci un'altra volta vicino. A me piace molto la restaurazione delle colonne. Abbiamo chiesto ai napoletani e ai turisti cosa ne pensano di questo progetto di recupero che ha già concluso 3 interventi di restauro e che in tutto si occuperà di 27 monumenti cittadini. Secondo me è una bella iniziativa. Sono anche d'accordo, il problema è che bisogna capire quanto il privato abbia interesse nel restaurare a fine proprio culturale un'opera. Sicuramente credo che sia una cosa buona, perché no? Se la restaurano e viene una cosa fatta bene, ben venga. È positiva, sì, viene di me, si discute pure. Non sono mancati suggerimenti su altre opere ed edifici napoletani che i cittadini vorrebbero far entrare nel programma Monumentando. Palazzo Fuga, Piazza Carlo III, per esempio. Piazza Plebiscito. È una toccatina a Castel dell'Ovo, non ci sarebbe. Non trovo nulla di che non vada bene.